arriviamo a Capua, che era la fortezza del regno delle due Sicilie, da cui il 1 ottobre 1860 partì l'esercito napoletano e siciliano per combattere la famosa battaglia del Volturno. Il 1 ottobre 1860, quando da questa fortezza di Capua parte l'esercito delle due Sicilie per combattere la famosa battaglia del Volturno. Capua era un caposaldo militare che stava alle spalle della capitale Napoli. Re Francesco II decide di far partire di qui l'esercito per contrastare questo esercito internazionale che stava al comando dei Garibaldi. C'erano quasi 50.000 soldati reggi che erano venuti con il re su questa sponda del Volturno e altrettanti soldati cosiddetti garibaldini che stavano al comando dei Garibaldi. Non erano certo garibaldini volontari, erano soldati internazionali, come ho detto, molti dei quali soldati piemontesi, addirittura in divisa piemontese, e addirittura soldati inglesi, quindi un'armata internazionale di pari numero di quella borbonica. Solo che c'è uno schieramento fatto alle spalle appunto del fiume Volturno, che andava più avanti da Sant'Ammoro e Santa Maria, che stanno più avanti, passava per Sant'Angelo, che sta più al centro, passava per Caserta ed arrivava poi ai ponti della Valle a Maddaloni. Questo era lo schieramento che avevano i soldati borbonici, contro cui si erano piazzati i soldati al comando dei Garibaldi. E quindi su questi punti avvenne l'attacco all'alba del 1 ottobre 1860. I soldati uscirono all'alba dalle mura di Capua, che non ci sono più, ma che stavano tutto attorno alla città, soprattutto in questa parte meridionale della città di Capua. Partirono all'alba e si diressero le prime truppe verso Santa Maria, dove i garibaldini avevano fatto delle barricate per proteggere e per evitare l'entrata della cavalleria, che si temeva molto la cavalleria napoletana. I 50.000 napoletani furono impiegati nemmeno la metà in questa battaglia, perché il resto stette al comando del generale Colonna come retrovia, come riserva. Quindi diciamo la prima cosa strana di questa battaglia, che c'è una battaglia fatta in un terreno poco favorevole a un esercito regolare, perché era fatto pieno di colline, un terreno non pianeggiante, che ostacolava le due armi migliori che avevano i borbonici, cioè l'artiglieria e la cavalleria. Facendo così si andava soltanto a favorire le truppe garibaldine. Comunque qui partono al comando del generale Tabacchi circa 7.000 soldati che vanno verso Santa Maria. Nello stesso momento negli altri posti ci sono altre truppe che stanno marciando contro Sant'Angelo e contro i ponti. Ci troviamo nell'estate del 1860. A Napoli accadono delle cose importanti sia a livello politico che a livello istituzionale, e poi vedremo anche a livello militare. Cosa accade di cruciale tra giugno e luglio del 1860 a Napoli? Accade la conseguenza dell'invasione di garibaldini in Sicilia nel maggio, in cui Garibaldi è riuscito con gli imbrogli della massoneria a liberare l'isola, e praticamente a fine luglio è pronto per sbarcare nella Calabria. E a Napoli ovviamente c'è un po' di confusione, perché le notizie mandate dalla Sicilia parlano in modo contraddittorio e non si dice la verità. Si fa capire di una grande forza, di una grande bravura di questo Garibaldi, che avrebbe vinto un esercito completo che stava in Sicilia. Sono bugie, ma il re è confuso, cerca di salvare il salvabile affidandosi ai suoi consiglieri più esperti, i quali, parecchi di loro, sono collusi con il nemico. Quindi è una situazione di quasi di impotenza e di stallo che avviene a Napoli, che si traduce in un fatto molto grave avvenuto a fine giugno, cioè la concessione della Costituzione. Questa Costituzione concessa, che fra l'altro dette addirittura alle
alle truppe napoletane il tricolore con lo stemma borbonico al centro, che era una cosa invisa completamente ai soldati napoletani. Questa Costituzione fu intesa in un solo modo, molto pericoloso, molto grave. Fu intesa come un tentativo di voler vincere diplomaticamente questa lotta contro gli stranieri e non militarmente. Gli ufficiali leali si resero conto che il re voleva prendere tempo, voleva accettare il consiglio della Francia di dare la Costituzione per risolvere diplomaticamente la questione. Quindi questo fatto portò all'abbandono di Napoli poi alla fine dell'estate, perché non si voleva fare un combattimento nella città, e portò poi alla fine, a ottobre, a fare questa battaglia che diventò per moltissimi una battaglia, diciamo così, formale, una battaglia per dimostrare che esisteva ancora un governo, ma non una battaglia per vincere, non una battaglia vitale per l'esistenza delle due Sicilie. Questa era la mentalità degli ufficiali. Per i soldati il discorso era diverso. Loro, attaccatissimi alla propria terra, capivano che era l'unico momento che avevano avuto per combattere questi garibaldini, perché né in Sicilia né in Calabria avevano avuto ufficiali capaci di comandarli contro il nemico. Qui ebbero invece finalmente la possibilità di farlo. Quindi ci troviamo nella fase che precede una battaglia decisiva per i soldati, per il regno, ma non per gli altri ufficiali, che pensano che sia un fatto soltanto formale per poter far entrare in campo la diplomazia europea e chiudere il discorso con Garibaldi senza spargimento di sangue. Beh. Siamo a Santa Maria, che oggi si chiama Capua Vetere, a pochi chilometri dalla fortezza di Capua, dove all'alba del 1 ottobre 1860 i reggi borbonici trovarono i garibaldini asserragliati vicino a questa antica porta romana che vedete inquadrata e su cui c'è una lapide che inneggia al valore di Garibaldi. L'attacco a Santa Maria era parte della tattica della battaglia del Volturno. Che cosa volevano fare i generali borbonici comandati da Ritucci? Da Giosuè Ritucci. In effetti era un attacco avvolgente a Tenaglia, che aveva sulla destra appunto Sant'Ambrogio e Santa Maria e sulla sinistra i ponti della Valle in Maddaloni. Garibaldi aveva il suo quartier generale nella reggia di Caserta, che era stata lasciata libera ai garibaldini, che già appena arrivati si erano venduti tutto quello che potevano vendere, che avevano preso dai mobili alle superlettere e a tutto il resto che potete immaginare. Allora questa azione voleva sfondare alle ali lo schieramento garibaldino, in modo che le riserve da Caserta affluissero, liberassero Caserta e quindi chiudere a Tenaglia, da Maddaloni a Santa Maria, chiudere verso Caserta e quindi eliminare l'esercito invasore. Garibaldi temeva questo fatto, ovviamente, già aveva fatto patti con le navi nel porto di Napoli, che se i patti andavano male, lui con il treno se ne sarebbe scappato subito a Napoli, sarebbe imbarcato, avrebbe evitato quindi la cattura, perché con una ritirata con la cavalleria alle spalle era impossibile resistere. Quindi sapeva Garibaldi che doveva fermare nelle ali i borbonici. Il primo punto dell'ala destra dello schieramento borbonico era questo, Santa Maria. Ci sono 7.000 difensori a Santa Maria. La divisione Milbitz stava qui e il generale Tabacchi, con un numero di attaccanti pari, si presentò qui verso le 8 del mattino. Una premessa: quando si attaccano delle postazioni fortificate, bisogna attaccare, secondo la legge militare, con una superiorità di 2-1, perché gli attaccanti stanno in condizioni di sfavore. Invece qui tutta la battaglia di Volturno avvenne 1-1, quindi già questo fu un ulteriore handicap che fu dato all'esercito borbonico. Gli attacchi furono furibondi qua e durarono diverse ore. Tant'è vero che a mezzogiorno non ce la fanno più i garibaldini a resistere e chiedono la riserva a Caserta. Garibaldi manda con il treno
i soldati freschi per poter difendere questa postazione. Praticamente nel primo pomeriggio la situazione è insostenibile per i garibaldini, anche perché la popolazione avvicina i reggi e chiede le armi per combattere. A Santa Maria succede una cosa meravigliosa, appunto, quella che purtroppo io non ho mai capito di poter realizzare, cioè armare anche il popolo per difendere la patria. Qui, anche con armi di fortuna, i sammaritani escono e attaccano alle spalle i garibaldini. Chiaramente si vince, sono quasi le 3 di pomeriggio, i tragliatori della guardia alle 3 di pomeriggio riescono finalmente a sfondare le ultime barricate ed entrano in Santa Maria. Dalle finestre bandiere bianche e fazzoletti, i colori borbonici, e sembra che tutto stia andando bene. Ma purtroppo Vitucci, che è al comando dell'esercito che viene qui, addirittura anche il re Francesco, insieme ai soldati che attaccano, decide che non è il momento di avanzare, sempre perché il fatto che ho detto prima era una battaglia dimostrativa, cioè non si voleva distruggere i Balti. Una volta sfondato c'è un tentativo di dubbio su quello che bisogna fare e praticamente si ha uno strano ordine di ripiegamento verso Capua, quando già si è conquistata Santa Maria e tenendo conto di tutto quello che succedeva altrove. E quindi i garibaldi si salvano ancora una volta, nonostante sia stato sconfitto chiaramente qui, sia dai soldati reggi che dalla popolazione, che finalmente vede i suoi soldati che difendono dallo straniero invasore. La battaglia del Volturno ebbe più morti di tutte le guerre d'indipendenza, migliaia e migliaia morirono, ovviamente sia da parte garibaldina che da parte borbonica. La parte garibaldina sta in un cimitero, i nostri antenati morti invece non stanno da nessuna parte, trattati come i cani e i gatti che muoiono sotto le automobili. E cioè, come, dove li mettevano? I corpi dei... No, perché dopo furono... anche interrati o lasciati addirittura all'aperto, senza nessuno, non ebbero esequie, ecco questo è il discorso, perché vinsero i garibaldini e non sono stati mai, fecero delle fosse comuni, senza nomi e senza onori. Quindi non esiste nessun cimitero anche da parte dei soldati? Nessun cimitero borbonico. La battaglia del Volturno non ha nemmeno una tomba di un soldato borbonico, invece qua stanno le tombe dei garibaldini.
una vergogna inaudita. I nostri antenati ci mancano. Montagna vicino Sant'Angelo, dove c'era un altro caposaldo garibaldino. C'era la divisione Medici, forte di 6.000 soldati, che fu attaccata dalla divisione di Afan de Rivera. I soldati dovettero salire all'Arma Bianca dalla valle, e fu un attacco così violento che a mezzogiorno già avevano debellato completamente i garibaldini e misero sull'alto della montagna, alle nostre spalle, alle spalle di questa chiesa, la bandiera nazionale delle due Sicilie, che fu vista da capo che sta giù e significava che era stata conquistata la montagna. Fu un importantissimo primo risultato positivo dalla giornata del primo ottobre per i soldati borbonici, che poi qua furono lasciati soli. Ecco, uno dei difetti del comando napoletano era il fatto che non c'erano informazioni in tempo reale passate ai reparti e non c'era un quadro chiaro della battaglia che si stava svolgendo. Quindi questa vittoria che avvenne a mezzogiorno fu lasciata cadere, si lasciarono i soldati qua sopra inutilizzati, quando altrove succedevano cose, vedremo, molto importanti. Comunque questo attacco dimostrò il coraggio e la forza dei soldati borbonici, che ripeto, uno a uno, e non era facile, riuscirono a snidare tutti gli stranieri che stavano qua sopra, a Sant'Angelo in Formis. Quindi siamo a un incrocio che da una parte va a San Leucio, Salo, e qua ci sono le montagne che vanno verso Sant'Angelo in Formis, e di qua si va verso Castelmorrone. È un incrocio importante perché, come abbiamo detto, Garibaldi teneva bene i collegamenti fra i reparti e quindi si spostava in carrozza alle spalle delle sue linee e portava soprattutto notizie false, che questa è una cosa importante. Quando Sant'Angelo è conquistato a mezzogiorno, Garibaldi va a Caserta e va a dire vittoria a Sant'Angelo, vittoria su tutta la linea, non dice quello che sta succedendo, per dare coraggio ai suoi soldati. In uno di questi trasferimenti, Garibaldi con pochi dei suoi si imbatte in un drappello di cacciatori napoletani che stavano da queste parti, che stavano perlustrando la zona. Questi riconoscono il Garibaldi, lo attaccano con le lance, ci sono anche i cavalieri, e Garibaldi viene salvato con il sacrificio dei suoi soldati, se ne scappa a piedi in questa boscaglia e si salva. È una fortuna inaudita che ha, che bastava pochissimo perché Garibaldi venisse ammazzato dai soldati borbonici che l'avevano incontrato. Per fortuna, con il sacrificio della scorta, ripeto, Garibaldi riesce a salvarsi. Garibaldi si muoveva alle spalle, ripeto, perché andava a portare notizie false per rincuorare i garibaldini. Lui stava vedendo che i fatti non andavano bene. Ma più avanti succederà qualcosa poi che cambierà le sorti della battaglia in modo decisivo. Qui siamo sul monte Morrone, alle rovine del castello e della chiesa antica che sta su questa collina.
questo è un punto fondamentale della battaglia del Volturno. Perché? Perché una delle fasi della tattica borbonica riguardava, come abbiamo detto, attaccare alle ali lo schieramento garibaldino. L'ala più debole era quella di ai ponti della valle, che stanno più avanti in questa direzione. Ed era più debole perché era più lontana da Caserta, dove c'era la riserva garibaldina, e quindi se avesse ceduto praticamente era più difficile da sopportare. Perciò fu mandato il miglior generale che avevamo, l'austriaco, lo svizzero von Meckel, il quale aveva preso stavolta anche un'armata addirittura superiore a quella che l'aspettava ai ponti della valle, che erano i 6.000 garibaldini al comando di Nino Bixio, cioè il generale più importante che teneva Garibaldi. Bixio sta per essere circondato, Turni ha negato rinforzi. Se cade Maddaloni la battaglia è finita. Ritucci ha commesso un errore. Per attaccare Bixio di fronte e di fianco, ha perduto la sua forza d'urto. E sul fianco si è fermato ad assediare Bronzetti e Castelmorone. È tempo che tu rientri in azione. Finalmente. Attaccherai i borbonici sul monte. E Bixio? Il problema non è Bixio. È Bronzetti. Ora dipende tutto dalla sua resistenza. Vola all'avamposto e ordina a Bronzetti di resistere fino all'ultimo uomo. Vado. Quindi Nino Bixio aspettava questi borbonici ai ponti della valle con circa 6.000 garibaldini. Von Meckel ne prese addirittura 8.000 di soldati e quindi sulla carta poteva veramente attaccare con una certa speranza di vittoria i garibaldini ai ponti della valle. Partirono la sera del 30 novembre per trovarsi la mattina ai ponti della valle e attaccare contemporaneamente a Sant'Angelo, a Santa Maria, eccetera. Solo che c'era un sottoposto a lui, il colonnello Ruiz de Ballesteros, il quale era purtroppo uno di quegli vili, possiamo dire, di quegli impavidi, che avevano nelle Calabrie permesso a Garibaldi di avanzare senza combattere. Era rimasto nell'esercito borbonico perché il re non aveva il coraggio di inimicarsi il fratello che era suo aiutante di camera. Questo colonnello Ruiz de Ballesteros convinse von Meckel a fare una variante al piano. Cioè, mentre von Meckel avrebbe continuato in queste valli qua, arrivando per Amorosi poi alle spalle dei ponti della valle per attaccarli di fronte, Ruiz de Ballesteros propose di prendere una parte dell'esercito e di arrivare per questa collina direttamente sui colli che stanno sopra l'acquedotto Carolina dei ponti della valle, in modo che mentre von Meckel attaccava di fronte, lui attaccava alle spalle Bixio. E questo sembrò una grande cosa a von Meckel, che però non considerò che questo già era stato tacciato di tradimento in Calabria. E infatti Luis Ballesteros si dimostrerà un completo traditore, un completo asservito alla massoneria, uno che avrà poi tutti i ruoli importanti nel Regno d'Italia, quindi è chiaro che questo discorso non è soltanto una supposizione. Prese 5.000 soldati, quindi i 5 ottavi degli uomini di Meckel, e disse che avrebbe attaccato lui direttamente i ponti della valle partendo prima, ma aveva tutt'altre intenzioni. Quando si incamminò per questa strada, lui già sapeva che su questo castello si erano assalariati un gruppo di garibaldini, circa 300, a comando di un romagnolo, Pino de Bronzetti. C'erano diversi garibaldini che si erano un po' insinuati al di qua delle linee borboniche per dare fastidio, e questi si erano messi su questa montagna assalariati, perché era difficile conquistarla con le pareti che vedete attorno. Passò apposta qua vicino col suo esercito, quindi 5.000 contro 300, e decise di attaccare l'avamposto. Era già la mattina del giorno 1 e invece di andare
precipitosamente, stava già in ritardo, ai ponti della valle per aiutare von Meckel. Lui si fermò ai piedi di questa collina e diede ordine ai suoi maggiori di portare all'attacco le compagnie, una dopo l'altra, contro i 300 che stavano qui sotto. Non è che attaccò con tutto il suo organico, ne mandò poche centinaia all'attacco. Quindi fu anche qui una lotta abbastanza impari di questi che stavano ben protetti qua sopra e sparavano giù, e i nostri soldati che salivano e cercavano di attaccare la collina. Fu una battaglia lunga, ripeto, perché Ruiz non fece mai impegnare tutto il suo esercito, ne impegnava sempre pochi, e quindi questo combattimento durò addirittura fino al pomeriggio del giorno 1. Ragazzi, è il generale Ruiz che vi parla. L'onore l'avete salvato. Noi siamo in 5.000 e voi siete rimasti in 50. Arrendetevi! Ragazzi, conoscete l'inno di Mameli? Caso? E allora forza, cantiamolo! Mameli, Italia, Italia! Nel primo pomeriggio finalmente il maggiore Nicoletti riesce ad arrivare qua sopra e ammazza i difensori che stanno qua, altri ne fa prigionieri e praticamente issa la bandiera borbonica qua sopra. Ma è una vittoria che i soldati e gli ufficiali inferiori non capivano, che era una vittoria di Pirro, una vittoria inutile, perché praticamente mentre qui si stava perdendo tempo con 5.000 soldati contro 300, altrove stavamo fallendo la tattica di battere l'esercito di Garibaldi. Quindi è chiaro che questo è il punto fondamentale di svolta che dà alla fine di questa giornata non la vittoria all'esercito borbonico. Proprio questo fatto qua portò, ovviamente dopo vedremo, von Meckel ad attaccare in grande inferiorità ai ponti della valle, non avere l'apporto di questo esercito che stava qua sopra ancora più forte del suo, e quindi di non riuscire poi a rompere l'ala destra dello schieramento garibaldino. Questi garibaldini che stavano qua sono considerati da Garibaldi degli eroi, in questa lapide che vediamo qua sotto, e qua ci sono delle ossa, si parla delle Termopili d'Italia, e chiaramente non è una grande esagerazione, si capisce che quelli erano eroi, i famosi spartani di Leonida, e questi erano dei farabutti mercenari e predoni, ma il fatto che 300 quasi, come gli spartani, fermarono il grosso dell'esercito, come fermarono i persiani là, e grazie a loro poi si riorganizzò l'esercito e vinse anche per i greci, e succede qualcosa di analogo qua, quindi Garibaldi riconosce l'importanza del sacrificio di Luis de Ballesteros. E infatti questi 300 che qui resistono, costretti ovviamente da questo assedio borbonico, praticamente fanno fallire tutta la battaglia del Volturno. Questi qua che già si erano coperti di infamia, questi qua che stavano qua, avevano razziato tutte le fattorie qua attorno, avevano violato e dissacrato la chiesa che sta nella nostra, davanti a noi, perché questa è una cosa normale, perché i garibaldini atei e antitradizionalisti, loro facevano delle
dei banchetti sull'altare, fecero con le pecore che presero ai contadini qua sopra. Quindi stavano banchettando e violentando praticamente tutte le nostre tradizioni. Già si erano messi contro tutti gli abitanti della zona. È strano che oggi invece vengano considerati eroi e gli abitanti. Dietro l'altare c'era stato defecato, c'era stato. Ma che si faceva? Allora profanava. Allora un soldato schizzato dice, e lui con la sciabola voleva da dietro gli tirarono un muro. Morì, dicevano, quasi da. La stizza e. Molto plausibile. Gli abitanti sono addirittura fieri di avere un bar, ristorante che si chiama Bronzetti. Cose ridicole. I nostri massacratori, i nostri conquistatori, quelli che ci hanno fatto perdere la libertà e l'onore, sono considerati eroi, hanno delle tombe con dei monumenti. E anche qui, dove stanno i soldati borbonici morti per liberare questa montagna? Non ci sono più, perché dopo sappiamo l'esercito si ritirò e sti morti rimasero come animali randaggi, magari abbandonati alle intemperie. Quindi questo fu un punto fondamentale di questa battaglia, che deve essere ricordato per far vedere che non fu una battaglia vinta o non persa dai garibaldini per eroismo, ma per gli ulteriori imbrogli di questo Ruiz de Ballesteros, che qui ovviamente fece l'ultimo suo atto vile, poi ovviamente non se ne andò a Gaeta, se ne andò fra le braccia dei Savoia, che arrivarono e fu nominato generale, ebbe tutti i premi che gli spettavano, perché aveva dato una mano fondamentale a questa malefica azione di Garibaldi e compagni. Siamo ai ponti della valle, il famoso costruzione fatta da Carlo di Borbone per portare l'acqua del Taburno a Sallerice e poi alla Reggia di Caserta, perché ci dimentichiamo che l'acqua della Reggia di Caserta prima serve le sederie di Sallerice, poi lo tessile di Sallerice. Quindi questo grande acquedotto diventò nel 1860 uno dei punti di forza dell'ala destra garibaldina, cioè Nino Bixio ha serragliato su questi ponti anche con dei cannoni piccoli messi sugli archi qua, con circa 5.000 soldati. Abbiamo detto che doveva essere attaccato dall'armata di von Meckel, che teneva 8.000 soldati, però 5.000 per il tradimento di Ballesteros si attardano sulle montagne e solo 3.000 arrivano la mattina qua col von Meckel di fronte ai Garibaldi. Quindi non solo un attacco alla pari, ma un attacco di inferiorità numerica, quasi 2-1 per i Garibaldi, un fatto assurdo. Von Meckel ovviamente non riesce a capire perché non arrivano anche i rinforzi e attacca comunque la postazione garibaldina, attacca da quella parte e i garibaldini sono schierati qua. Immaginate se durante la battaglia fossero arrivati a questa montagna gli altri soldati borbonici, 5.000 di Ruiz, avrebbero stretto Bixio in una morsa di ferro, avrebbero dovuto abbandonare la postazione, avrebbero dovuto chiamare i rinforzi da Caserta. Proprio nel momento in cui i rinforzi servivano a Santa Maria, dove stavano sfondando i borbonici. Quindi Garibaldi si trovava fra due fuochi, avrebbe dovuto abbandonare una delle ali del suo schieramento, che sarebbe stato quindi spazzato via. Una volta crollata Maddaluno, la via per Caserta era aperta e la battaglia sarebbe stata vinta dai borbonici. Invece
l'attacco della mattina di Von Meckern produce una resistenza accanita dei garibaldini. Addirittura muore anche il 18enne figlio di Von Meckern durante la battaglia. E si dice che Von Meckern fece un saluto con la sciabola e continuò a ordinare l'attacco. Ma fra le truppe di Von Meckern c'erano quei pochi svizzeri rimasti, c'erano dei nuovi siciliani, ma c'erano anche dei mercenari boemi e bavaresi che la massoneria aveva messo al posto degli svizzeri che aveva fatto uscire dal regno nel 59. Erano stati messi al posto per non combattere, mercenari, quindi loro avevano giurato fedeltà al re di Napoli, ma quando fu il momento di combattere praticamente si fermarono. L'attacco di Von Meckern fu così violento che i garibaldini arretrarono e scappavano da tutte le parti. Ma mentre scappavano, i boemi e i bavaresi si fermano e non li inseguono più. E quindi rimane una piccola parte dei 3.000 che teneva Von Meckern ad attaccare Bixio, che ovviamente riesce ad avere la meglio. Riesce ad avere la meglio, riesce quindi a fermare i borbonici, che sono costretti ad arretrare. E il pomeriggio, il primo pomeriggio dell'1 ottobre, e Maddaloni ha resistito grazie al tradimento di Ruiz e grazie ai mercenari mandati dalla setta a far fallire il piano. Quindi praticamente il pomeriggio avanza, qui non c'è stato sfondamento, a Santa Maria arrivano i rinforzi e frenano l'avanzata dei borbonici. A Sant'Angelo in Formis nessuno si è occupato più dei soldati borbonici, che sentono la tromba della ritirata suonare su tutta la linea fatta da Ritucci, e come abbiamo detto non voleva, sapeva, aveva capito che il re non è che voleva distruggere la ribalta, e quindi dopo questa azione dimostrativa fatta si ritirano i borbonici tranquillamente nella fortezza di Capua la sera del 1 ottobre. Ovviamente ben diversa la situazione in testa a Garibaldi, che ha visto le sconfitte continue a Sant'Angelo, qui per fortuna a Castelmorrone e anche a Santa Maria, dove per fortuna sono riusciti a fermare i borbonici. Garibaldi è terrorizzato, sa che il giorno 2, se le riserve borboniche, che sono 25.000 soldati, attaccassero di nuovo, lui non avrebbe più come dire bugie ai suoi uomini e dovrebbe soltanto scapparsene a Napoli. Le statistiche parlano di poche centinaia di morti garibaldini, invece le cronache di chi stava a Napoli parla di treni pieni di feriti e moribondi che a centinaia e centinaia per diverse ore vengono alla casetta a Napoli. È una vera tragedia per questi garibaldini che finalmente hanno visto come combattono i napoletani. Garibaldi ha capito ovviamente la verità, prende accordo con i capitani che sono con la flotta inglese e piemontese nel Golfo di Napoli ed è prontissimo il giorno 2 ad imbarcarsi e ad scappare da Napoli, dove si pensa che arrivino i borbonici e facciano piazza pulita di questo esercito veramente provato e soprattutto che ha perso il morale, perché ha visto il valore dei borbonici che non aveva assaggiato quasi mai, esclusa la prima fase della battaglia di Calatafimi, non c'erano state più vere battaglie. Quindi questo è un fatto che sciocca i garibaldini e si sta preparando un 2 ottobre terrificante per questi in camicia rossa, ma vedremo che l'ultimo atto lo scriveranno a casetta, sarà un po' diverso da quello che pensiamo noi, ma soprattutto abbiamo capito che Ritucci ordina la ritirata, quindi non è più possibile battere i garibaldini, addirittura questi diranno che loro hanno vinto la battaglia di Volturno. In effetti, dopo la dimostrazione di forza, il re decide di arroccarsi a Gaeta, come sappiamo, e di sperare sempre in quella soluzione diplomatica, che invece nella stanza dei bottoni che conta, già deciso la fine del regno delle due Sicilie, quindi c'è poco da aspettarsi dalla diplomazia europea e soprattutto dai consigli fraudolenti di Napoleone III. Ci sarebbe bisogno invece di armare il popolo e combattere sull'ultimo lembo libero del regno delle due Sicilie, ma questo non avviene perché il re ancora spera nella forza del suo diritto e nella
buona fede finale degli uomini, cosa che ormai con la ventata massonica internazionale non esiste più. Tutti i diritti, anche militari, sono stati calpestati e saranno calpestati. I prigionieri garibaldini sono trattati bene e sono scambiati con quelli borbonici. Devo la vita. A sua maestà siciliana. Viva il re! 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 I borbonici invece sono portati subito a Napoli in catene e avviati addirittura a Fenestrello immediatamente. Una differenza di comportamento che il re non immaginava mai e che porterà alla completa rovina del regno e anche alla inutile resistenza di Gaeta, che farà spargere ancora più sangue senza nessuna possibilità di vittoria, che la vittoria si doveva prendere qua, non tanto il 1 ottobre, ma il 2 ottobre, quando Garibaldi era ormai senza speranza e senza forza.